Il 28, il 28. Ho detto 27, chiedo scusa. Lo votiamo? Va bene, allora dichiaro aperta la votazione sul 28 di maio. Il parere è contrario. Tancredi, Tinagli, Boccuzzi, votato? Sì, tutti, dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 85, contrari 360, la Camera respinge. Ordine del giorno 29 di maio. Qui c'è una riformulazione. Accetta la riformulazione? Chiede di parlare? Prego, deputato Di Maio. Dunque, Presidente, noi in questo ordine del giorno, che un po' si riferisce anche a quello precedente per far capire lo spirito, noi vogliamo eliminare l'autorimessa della Camera, cioè dove ci sono le auto blu, lasciando un'auto per la Presidenza della Camera, perché sappiamo che ci sono enormi difficoltà poi con la Questura, con la Prefettura per quanto riguarda le scorte, la blindatura e così via, e attivare una convenzione con il servizio di car sharing del Comune di Roma, a cui far guidare. Ai nostri autisti far guidare le auto del car sharing di Roma, ovviamente ad esaurimento, non è che assumiamo altri autisti, quelli che abbiamo li continuiamo a far lavorare sui veicoli del car sharing di Roma. Ora, se voi nella riformulazione mi dite sopprimiamo l'impegno, quindi eliminiamo il fatto che vogliamo eliminare le auto blu e avviamo la convenzione col car sharing di Roma, significa che oltre alle auto blu adesso ci sobbarchiamo anche la spesa del car sharing di Roma e questo significa avere una doppia spesa. Io 2 anni fa aderì alla vostra proposta di ordine del giorno di attivare il car sharing, però questo ordine del giorno così com'è ci porta un'ulteriore spesa. Noi vogliamo che le auto blu che sono nell'autorimessa vengano eliminate e le utilizzano le cariche istituzionali e poi utilizziamo il car sharing dotandolo anche degli autisti che stiamo pagando. Quindi ditemi perché non vogliamo eliminare l'autorimessa, lasciando l'automobile della Presidente. Grazie. Bravo. Rispondo. Allora, questore Fontanelli, prego. Noi ovviamente abbiamo un'opinione diversa, come giustamente rilevava anche collega Di Maio, sul tema dell'autorimessa, sul car sharing, facciamo quella precisazione perché riteniamo ci si possa lavorare nell'individuazione anche degli spazi possibili, necessari, cercando di sollecitare anche l'amministrazione comunale a dare una mano in questo senso. Noi sull'autorimessa abbiamo un'opinione diversa, anzi noi pensiamo che l'autorimessa della Camera potrebbe essere oggi da esempio anche per molte altre amministrazioni dello Stato. Se vogliamo dire la verità, abbiamo 10 auto con autisti bravi, abbiamo attuato una politica di contenimento e di riduzione dei costi. Pensiamo che non sia e non corrisponda alla realtà l'idea che chiudendo l'autorimessa si produca di per sé un risparmio, anche perché ci troveremmo in una situazione ovviamente di sovrappresenza anche di persone.